Eccoci, gloria, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie, pace, buonasera a tutti. Stasera vediamo che ci sono un paio di profeti in diretta. Scusate, devo fare il bravo perché mia moglie mi ha detto di fare il bravo, di lasciare stare. Ciao Ivan, ciao amicone. Di lasciare stare tutti gli apostoli e i profeti vari. Ok. Oh, prima di tutto grazie a tutti quanti e a tutti coloro che ci sono, le persone che mi fanno delle donazioni, che io vi ringrazio enormemente perché così andiamo avanti, ma non riesco a rintracciarvi su Facebook, quindi se non vi do un grazie personalizzato su Facebook, grazie se mi mandate le stelline, grazie se fate le donazioni, grazie se pregate per me, grazie per le vostre parole di incoraggiamento. Se voi sapeste quante testimonianze di persone che mi dicono: da quando ho incominciato a vedere i tuoi video la mia vita è cambiata, sono innamorato di Gesù, la mia vita è più leggera, le cose stanno andando bene, è una gioia per me, è una felicità leggere quelle parole, quindi Vi ringrazio. Ok, preghiamo. Abba papà, grazie per questa sera, grazie per questo momento speciale che tu mi offri regolarmente e per il quale io ti ringrazio. Ti ringrazio per ogni persona che è dall'altra parte dello schermo, che in questo momento sta aspettando qualcosa, sta aspettando un respiro, sta aspettando una voce, sta aspettando un brivido portato dallo Spirito, sta aspettando un qualcosa da te. E io ti ringrazio enormemente perché mi usi per poter fare qualcosa per queste persone preziose, questi miei amici, questa mia famiglia. Grazie papà. Amen. Ok ragazzi, mi raccomando, condividete. Ok, stasera un po' velocemente perché c'ho tanta roba da dire che speriamo di fare in tempo. Ok. Mi è stato inviato un video che condannava il concetto di se figli, sempre figli, con la richiesta che lo vedessi e ci commentassi sopra, chiaramente. Ma ho pensato che invece di fare un insegnamento unico su un aspetto di questa meravigliosa grazia che viene regolarmente incompresa, preferirei fare una serie di video intitolata proprio Grazia incompresa e rispondere a domande tipo: come mai c'è così tanta reticenza al messaggio della grazia? Perché è così difficile per la Chiesa in generale accettare questo meraviglioso dono di Dio? Per quale ragione si preferisce sempre dover fare qualcosa al voler accettare che tutto è stato fatto? È vero che non credi al ravvedimento? E com'è possibile che i miei peccati futuri mi siano già stati perdonati se non li ho ancora commessi? Ma hai qualcosa contro la Chiesa locale? Perché non credi alla legge di Dio? E perché hai forgiato la parola religionismo? E tante altre domande simili che non fanno altro che confermare la mia triste constatazione che la grazia, la vera grazia, è proprio incompresa. Questa è la prima puntata di questa serie ed è intitolata Introduzione. E stasera vorrei introdurre questo concetto della grazia in maniera un po' diversa, perché ne ho sentite di cotte, di crude, di qui, di là, da tutte le parti. Oggi ho messo un post con la mia solita immagine di un animaletto, c'era un uccellino che teneva due gambe su due stemmi di fiori, e dicevo che Un po' di grazia, un po' di legge non è un giusto equilibrio o la sana dottrina, ma è un disastro, perché nel momento che tu metti un po' di legge nella grazia è un disastro, è come mettere un goccino di veleno nel bicchiere di vino, non lo vedi neanche, però lo senti, prima o poi ti uccide. E questa è la stessa cosa per la legge. Non puoi mischiare la legge e la grazia, non puoi sposarti con Gesù e fargli le corna con Mosè. Non puoi. E quindi vediamo se riesco a spiegare velocemente la natura di questa meravigliosa grazia, un po' come la vedo io. La vedo in questo modo, la vedo non tanto come viene vista in genere, ma una cosa molto molto semplice che voi vedrete
e che io cerco di spiegarvi stasera. Ok, partiamo con un estratto dal mio libro La Terra delle Ombre, perché da qui io voglio costruire, mettere insieme il mio argomento. Ok. Tutti conosciamo bene la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Venduto in schiavitù da suoi fratelli gelosi, egli finisce rinchiuso in una prigione egiziana per un crimine che non aveva commesso. Sfidando i piani del demonio che lo vuole annientare, lui non abbandona Dio e Dio non abbandona lui. Con il risultato che Giuseppe assurge alla seconda più alta carica nel governo egiziano per aver interpretato un sogno del faraone. Oh. Uno dei benefici collaterali che Giuseppe riceve dal re, grato per la sua interpretazione del sogno, è Asenat. Asenat è la bella figlia di Potifera, o Potifera, non so come si dice, Potifera, sacerdote di On. Da Asenat Giuseppe avrà due figli molto importanti, Efraim e Manasse. Vediamo questo in Genesi 46:20. La storia di Asenat è abbastanza oscura. Ci sono due teorie prevalenti che cercano di giustificare Giuseppe nella sua scelta di una moglie dal passato egiziano così apparentemente oscuro e pagano. Chiaramente lui gli era stata offerta la moglie dal faraone, non credo che avrebbe potuto dire no grazie, tientela. Però lui da buon ebreo, Giuseppe non è che si tirava indietro davanti alle cose sbagliate. Quindi per quale motivo lui ha scelto, diciamo, di sposare questa donna dal passato oscuro pagano egiziano? Ok, una di queste due teorie sostiene che, essendosi Giuseppe rifiutato di sposarla, Asenat, il cui nome significa adoratrice di Neit, era una feroce dea guerriera amante di Baal Adad, dio principale degli Assiri, e dal nome Baal già sapete, Baal, Belzebù, sapete di chi si parla. Sì, colpita dal fatto che Giuseppe si è rifiutato di sposarla, si rinchiude in una torre e lì abiura la sua idolatria e si converte a Yahweh, il dio di Giuseppe. La seconda teoria invece riporta il parere che Asenat fosse in realtà la figlia della sorella di Giuseppe, Dina, concepita durante il suo ratto da parte di Salem il cananeo e dunque legittimata per sangue, seppure cugina, a essere la moglie di Giuseppe. Oh, io non sono molto addentro alla storia, alle leggende, ai miti dell'antico Egitto, ma ho l'impressione che avrebbero dovuto esserci delle serie ripercussioni nella famiglia di Asenat. Suo padre era un potente stregone di On, conosciuto altrimenti con il suo nome greco di Eliopoli, nella quale adoravano il sole come dio. Ci sarebbero state delle serie ripercussioni se lei si fosse convertita al giudaismo, come dice la prima teoria, o peggio ma ancora se si fosse scoperta la sua ascendenza giudea, come dice la seconda teoria. Per cui io ritengo semplicemente che la chiarezza della scrittura debba essere accolta e intesa così come si legge. Giuseppe sposò una moglie egiziana, pagana e idolatra, punto. Ma perché è così importante? È importante perché nella credenza ebrea la linea di discendenza deriva dalla madre. Vale a dire che per essere di sangue ebreo tua madre deve essere ebrea. E così non è nel caso di Efraim e Manasse. La loro madre era egiziana. Efraim e Manasse, che sono le due mezze tribù di Giuseppe, che quindi fanno parte dei 12 patriarchi. Quindi come risolviamo questo dilemma che loro non erano ebrei? Oh. Vediamo di identificare la sostanza di questa meravigliosa ombra. Parlo di ombra perché questo è il mio libro La Terra delle Ombre. Quindi, succintamente, le ombre non sono altro che tutte quelle immagini di Cristo nel Vecchio Testamento che Paolo riprende, li chiama la sostanza nel Nuovo Testamento, ma che sono ombre della sostanza, l'agnello pasquale, l'arca di Noè, comprate il libro. Ok, vediamo di identificare la sostanza di questa meravigliosa ombra. Succintamente, dopo che Giuseppe viene elevato alla seconda posizione più alta del regno, l'Egitto,
come predetto nel sogno del faraone, conosce 7 anni di abbondanza. Il grano cresce, viene raccolto, si riempiono i granai. Dopo, come prognosticato, arrivano i 7 anni di carestia, nei quali il grano scarseggia per tutti, tranne che nei granai del faraone. La notizia raggiunge la non distante terra di Canaan, dove vivono il patriarca Giacobbe e i suoi 11 figli, che decidono di intraprendere un viaggio in Egitto, dove acquistare grano per la sopravvivenza del clan. Oh, ciò che segue non è niente meno che miracoloso, perché dopo tutti quegli anni, nei quali Giacobbe e i suoi figli avevano dato Giuseppe per morto, Giacobbe perché aveva visto la sua veste insanguinata, e i fratelli perché conoscevano la verità del loro sporco tradimento. Giuseppe riappare, dapprima non riconosciuto da loro, come il primo ministro della nazione più potente della terra. Attraverso varie vicissitudini, Giuseppe arriva comunque a perdonare i suoi fratelli. E fra parentesi parleremo di questo perdono in un'altra diretta, probabilmente la prossima. E si adopera affinché la sua intera famiglia si trasferisca in Egitto. E qui è dove troviamo questa meravigliosa ombra del potere che ha la croce di salvare, rigenerare, restaurare e donare una nuova vita. Leggiamo una versione abbreviata del capitolo 48 della Genesi, nel quale si narra appunto questa storia. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: ecco, tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi 2 figli, Manasse ed Efraim. Israele guardò i figli di Giuseppe. Nota bene, Israele non Giacobbe, un chiaro riferimento all'immagine divina che la scrittura vuole darci in questo momento. E disse, Israele disse, questi chi sono? Fra parentesi, chi sono? Sono gentili, egiziani, sconosciuti al padre. Giuseppe rispose a suo padre, sono i miei figli, che Dio mi ha dato qui, fra parentesi, qui in Egitto, nel mondo, pagani, lontani dal patto. Ed egli, Israele, disse, ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò. Oh, gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Fra parentesi, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Egiziani, eh sì, non importa. Israele li abbraccia e li bacia. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Immaginatevi, Israele davanti a me, Efraim alla mia destra, perché la mia destra lo porta alla sinistra di Israele, la mano meno importante, e Manasse, che è il primogenito, alla mia sinistra, che lo porta alla mano destra di Israele, che è la mano delle benedizioni. Quindi, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando volutamente le mani, perché Manasse era il primogenito. Oh, quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra, la mano della benedizione, sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo, fra parentesi. Segui la tradizione, ubbidisci la sana dottrina. È lui che è quello che si merita la benedizione del primogenito, non l'altro. Ma suo padre rifiutò e disse: lo so, figlio mio, lo so, anche egli diventerà un popolo, anche egli sarà grande, non di meno suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. In quel giorno li benedisse dicendo: di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e Manasse. Attenzione a questa frase: Dio ti faccia simile a Efraim e Manasse. E mise Efraim prima di Manasse. Ricordate, questi sono i 2 egiziani. Come Dio ti faccia simile a Efraim e Manasse? E mise Efraim prima di Manasse. Nota di relazione. È interessante vedere che il nome Efraim significa doppiamente fruttifero.
è un'ombra del nuovo patto, e Manasse, uno che fa dimenticare, è un'ombra del vecchio patto. Proprio come afferma Ebrei 8, 6 e 13, che dice: Cristo ha ottenuto un incarico ben più importante del loro. Egli è il mediatore della nuova alleanza, del nuovo patto fra Dio e l'uomo, un patto fondato su promesse migliori, doppiamente fertili. Efraim. Versetto 13: definendo questo un patto nuovo, Dio ha dichiarato superato il precedente, quello vecchio, e ciò che è diventato vecchio e superato è destinato a venire dimenticato. Manasse. Ora, perché il vecchio Giacobbe, chiamato in questo passo Israel, proprio per significare la sua rappresentazione di El, Dio? Perché avrebbe incrociato volutamente le sue mani, posando la sua destra sul capo del bambino alla sua sinistra e la sinistra sul capo del bambino alla sua destra, invece di posarle direttamente davanti a lui, sinistra a sinistra e destra a destra? Perché? Perché lui doveva raffigurare in questa magnifica ombra della croce del Calvario, incrociando le mani, in questa magnifica ombra della croce del Calvario, il libero ingresso di Dio a tutti coloro che riconosceranno il suo significato e accetteranno la sostanza del sangue versato su di essa. A causa della loro linea di sangue materno di Asenat, i due figli di Giuseppe erano chiaramente esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Efesini 2:12. Proprio come i pagani, proprio come i gentili. Condannati per nascita e destinati al giudizio. A meno che la grazia non si interponga e qualcuno che rappresenti il Padre non li accolga entro quei patti con un atto profetico, allungando la mano destra sulla testa sinistra, sul bambino a sinistra, e la mano sinistra sul bambino a destra, e con un atto profetico portandoli dentro attraverso la croce. E facesse la dichiarazione universale: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse, accogliendo in tal modo tutti i bambini, tutte le persone, tutti i pagani entro quel patto con Dio attraverso la potenza di quella croce. Gloria a Dio, ragazzi. Gloria a Dio. Non leggete mai la Bibbia così. Ci sono delle perle meravigliose nel... Immaginatevi, la Bibbia dice che lo fece coscientemente, chiaro, perché rappresentando Dio, coscientemente lui attraverso la croce porta dentro i due bambini egiziani nel patto di Dio. Oh, Ebrei 10, 16, 18 dice: questo è il patto che farò con loro. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e non mi ricorderò più delle loro iniquità, dei due egiziani, non mi ricorderò più del fatto che loro sono pagani, idolatri, egiziani, nemici, gentili, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato, alleluia, amen, la croce cancella tutto. E questi, amici miei, la fine del pezzo del mio libro, questi, amici miei, è la sostanza, la miracolosa croce di Cristo. Le ombre di Cristo sono sparse per tutto il Vecchio Testamento come ombra, ma la sostanza è la croce. Tutti gli esseri umani sono stati allontanati da Dio dal caparbio atto di ribellione dei loro genitori ancestrali, Adamo ed Eva, perduti per sempre, a meno che Dio Padre non estenda sul loro capo la croce sulla quale suo figlio sacrificò la sua vita e li accolga nella sua famiglia adottandoli attraverso una nuova nascita, ottenuta dalla grazia attraverso la fede. E come a conferma di questa meravigliosa adozione da parte di Dio, leggiamo, perché questa è la grazia incompresa, proprio questa, che la grazia non è altro che l'adozione da parte di Dio nella sua famiglia. Giovanni 1, dall'11 al 13, dice: egli è venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Egli è venuto da Israele, è venuto da Manasse e i suoi non l'hanno ricevuto. Il Vecchio Testamento non l'hanno ricevuto, non l'hanno riconosciuto come Messia, non l'hanno ricevuto.
Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato che cosa? Che cosa? Che cosa gli ha dato? L'autorità di diventare figli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, egiziani, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ed ecco cos'è la grazia, la vera grazia, amore mio. È portarti via da Adamo, dal sangue di Adamo, dal sangue fallito, dal sangue sporco, dal sangue polluted, corrotto di Adamo, e attraverso il sangue di Cristo metterti nella famiglia di Dio, adottarti nella famiglia di Dio, diventare un figlio di Dio. Questa è la grazia, questa è la semplicità della grazia, adozione. Concludo con Efesini 2, dal 14 al 18. Ah, lo voglio leggere dalla Bibbia della Gioia. Efesini 2, 14, 18, dalla Bibbia della Gioia. Cristo stesso è la nostra via di pace. Egli ha stabilito la pace fra noi giudei, il vecchio patto, e voi pagani, il nuovo patto. E ha fatto di noi tutti un solo popolo, abbattendo la barriera che ci separava. Con la sua morte egli ha messo fine alla discordia che c'era fra noi, una frattura causata dalle leggi ebraiche che favorivano i giudei ed escludevano i pagani. Ed è la stessa cosa che fa oggi il religionismo quando limita la tua appartenenza alla famiglia di Dio in funzione del tuo comportamento più o meno consone alla legge. Sbagliato, non c'entra niente, la tua appartenenza alla famiglia di Dio è unicamente per grazia. Dio estende la croce su di te, Giuseppe, che è un tipo, è un'ombra di Cristo, non pensate che assena fatta, perfino il nome che gli dà il faraone, che gli assegna il faraone, perfino il nome egiziano vuol dire salvatore del mondo. Quindi Giuseppe porta i suoi figli a Dio, a Israele, Israel, all'ombra del padre, e Dio attraverso la croce li porta nella sua famiglia, li riscatta da un mondo, dal sangue di Adamo, li riscatta attraverso il sangue di Cristo e li porta nella sua famiglia. Diventano figli di Dio, diventano figli del patto, diventano figli di Dio attraverso il sangue versato da Cristo, non attraverso il sangue della loro madre, non per volontà dell'uomo, non da carne, non da sangue, ma per volontà di Dio. Perché Cristo è morto per annullare tutto il sistema delle leggi ebraiche. Allora, egli ha fuso insieme i due gruppi che si contrastavano, ebrei, la legge, e il mondo, la ribellione, i due, la religiosità e il peccato, ha reso questi due poli che si opponevano, ha fuso insieme i due gruppi che si contrastavano e li ha resi parte di se stesso. Da questa fusione ha formato un uomo nuovo. Così finalmente c'è stata la pace. Ecco perché non c'è più il giudeo buono o il pagano cattivo o il cristiano bravo o il cristiano cattivo. No, c'è un uomo nuovo che si chiama figlio di Dio. E amore mio, figlio sei, figlio resti, non mi interessa quello che dicono i religionisti, non mi interessa, se sei figlio, figlio rimani. A voi che fate queste che mi dite tutte queste scemate del non che perdi la figliolanza, eccetera, eccetera. Ma quando mai? Ma chi di voi butta fuori suo figlio da casa perché si comporta male? Ma anche se lo poteste fare, è troppo tardi, amore mio, perché il tuo DNA, il DNA di tua moglie, sono dentro quel bambino. Ed ecco come Dio ha portato i due dentro, cambiando il loro DNA. Non sono più egiziani, sono figli di Dio. Alleluia. 16. Come parte dello stesso corpo, le nostre discordie sono scomparse, perché entrambi, nuovo patto, vecchio patto, ricordatevi una cosa, che noi gentili non abbiamo nessun patto. Il nuovo patto è per Israele, non è per noi. Il nostro patto è il patto della grazia. Non esiste un nuovo patto per noi. Il nuovo patto è per Israele, il vecchio patto era per Israele e Manasse è stato dimenticato. Il nuovo patto è doppiamente fruttifero
ma noi non facciamo parte del patto, noi facciamo parte della grazia immensa di Dio che attraverso la croce ci porta nella sua famiglia. Non abbiamo più bisogno di un patto. Il patto è un qualcosa che sostiene, un qualcosa che deve andare avanti, ma noi siamo già figli di Dio. Siamo figli di Dio attraverso la croce, attraverso il sangue versato da Cristo, punto, una volta per sempre. Non si scappa, non puoi uscirne. E ripeto, come voi, parenti naturali, umani, eccetera, non buttereste mai vostro figlio fuori casa, almeno lo spero, non importa quello che fa, ma anche se doveste farlo non importa, perché rimarrà sempre vostro figlio. Ho risposto a una sorella che mi ha detto: sì, Marchiò, però il figlio del prodigo è andato a finire in mezzo ai porci. E gli ho detto: sì, amore mio, ma era ancora figlio anche in mezzo ai porci. Era figlio a casa del padre ed era figlio in mezzo ai porci. Non cambia la tua identità dove ti trovi. Io sono italiano, mi trovo in Sudafrica. Non sono sudafricano, sono un italiano in Sudafrica. Chi sono io? Io sono Mario Marchiò, maschio, con la mia identità, con la mia personalità. Non mi interessa se vivo in una nazione che ha tradizioni, abitudini, culture diverse da quelle italiane. Io sono italiano e non posso cambiare, perché quello è il mio DNA di papà Alberto e di mamma Lucia. Si sono messi insieme e hanno fatto Mario. E che mi piaccia o no, io sono figlio di papà Alberto e di mamma Lucia. Punto e basta. È la stessa cosa per noi. Siamo figli di Dio. Ma che ti piaccia o no, non importa. Sei figlio di Dio e rimarrai per sempre figlio di Dio. Beh, che ti piaccia o no, quello è relativo, perché è chiaro che il tuo spirito è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi sei gioisci in questa tua nuova identità. Oh, andiamo avanti. 17. Egli ha portato questa buona notizia di pace tanto a voi pagani che eravate così lontani da lui, quanto a noi giudei che eravamo vicini. Ha portato questa buona notizia di pace. Dio ha fatto pace con noi, ragazzi, che meraviglia. Non c'è più lotta. Mi dispiace così tanto, io mi dispiace così tanto. Io vedo questi apostoli, questi profeti, questi predicatori, questi sono sempre lì a dire: no, perché allora dobbiamo il risveglio, dobbiamo il cos'è, dobbiamo il qua, lottiamo, facciamo. Perché non vi rilassate un attimino? Ma fidatevi di Dio. Fidatevi di Dio, che Dio ha mandato avanti il mondo per 6.000 anni senza la vostra partecipazione, e non sta aspettando che voi fate la nottata di preghiera per... Vabbè, lasciamo perdere. Non sto dicendo che pregare non va bene, sto soltanto dicendo che a un certo momento dobbiamo realizzare il fatto che tutto è compiuto. E finché non lo realizziamo, in questa nazione non succede niente. È inutile che continuate a pregare per il risveglio. Sono 40 anni che state pregando per il risveglio, non si è svegliato nessuno, qui sono tutti addormentati. Perché finché non predicate la grazia, ma la vera grazia, quella incompresa di cui sto parlando io, la paternità di Dio per grazia attraverso la fede, finché non predicate quello dove portate dentro tutti, cattolici, non cattolici, evangelici, tutti quelli che invocano il nome del Signore saranno salvati. Finché non predicate la grazia, non si sveglia nessuno, amore mio, perché finché gli dite che devono cambiare, che devono fare qualcosa, ma non importa manco, ma passa manco per capo. Sono 2.000 anni che stiamo predicando il risveglio, ma vi rendete conto? Vi rendete conto che i profeti nel 2019 dicevano: l'anno prossimo sarà un anno di vittoria, sarà un anno di porte aperte, sarà tutto successo, e poi pum, il Covid. Donald Trump farà il secondo, sarà di nuovo presidente degli Stati Uniti. Pum, no, Joe Biden. Oh, ma ce la azzeccassero una, loro sono profeti, ragazzi, cosa devo dire? Loro sono profeti. Vabbè, andiamo avanti. Quindi 18, ora tutti noi, sia giudei che pagani, possiamo presentarci a Dio Padre uniti dallo stesso Spirito Santo.
Ebrei 10:29 lo chiama lo spirito della grazia, che mette tutti, giudei e gentili, allo stesso livello di perfezione. Ecco perché non c'è più differenza fra pagani e giudei, fra il vecchio e il nuovo, fra peccatori e non peccatori, perché la grazia livella tutti. Figlio sei e figlio resti. Sì, ma lui si comporta bene, è un figlio. Ma lui si comporta male, è un figlio. Ma lui disubbidisce, è un figlio. Lui ubbidisce, è un figlio. Lui è a casa con papà, è un figlio. Lui invece è nella strada con i porci, è un figlio. Livellato dalla grazia. Grazie a ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi. Ed ecco il cuore della grazia. Questa grande, meravigliosa grazia incompresa. Non è un cambio di comportamento. Non è una promessa di ubbidienza. Non è un permesso di appartenenza e non è una riparazione di qualcosa che era rotto e malfunzionante, ma è una meravigliosa adozione di egiziani, pagani, senza speranza nella famiglia di Dio attraverso la croce. Una nuova identità, non più servi, non più giudei, non più pagani, non più meritevoli o meno, figli. Questa è la grazia. Galati 3, 26, 29. Avevo detto che concludevo. Ok. Galati 3, 26, 29. Voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati, toglietevi dalla testa il battesimo, qui vuol dire inclusi. Baptizo vuol dire sommersi, contenuti, inclusi. Voi tutti che siete stati inclusi in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Attenzione, non c'è giudeo, né greco, non c'è né schiavo, né libero, non c'è né maschio, né femmina, e posso aggiungere, non c'è né cattolico, né evangelico, non c'è né protestante, né ortodosso, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. La grazia livella, non ci sono figli più o meno ubbidienti, più o meno bravi, più o meno rispettosi. Ci sono solo figli. E Paolo conclude con: ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo. Che meraviglia, ragazzi. Abramo, ricevete la giustizia in Genesi 15:6. Come? Per grazia, attraverso la fede. Prima della legge ricevete la giustizia, la giustezza, come mi piace dire, righteousness, la giustezza, l'essere a posto con Dio, l'essere perfetto agli occhi di Dio. Come l'ha ricevuta? Per grazia. Dio gliel'ha offerta attraverso la fede e lui ci ha creduto. Non è cambiato niente, non cambierà mai niente. Tutto in Dio è per grazia, lui lo offre attraverso la fede, tu lo ricevi. Quindi siete dunque progenie di Abramo e sappiamo bene che Paolo, due versetti prima, dice progenie singolare, non plurale, la progenie è Cristo. Quindi siamo in Cristo, siamo progenie di Abramo per grazia attraverso la fede ed eredi secondo la promessa. Eredi, chi è che è un erede? Figlio, eredità, chi è che eredita? Un figlio, giusto? Ecco perché non sei un servo, amore mio. Non sbagliate, non siete servi, siete figli che decidono di servire. In questo caso la parola servo non è una parola come schiavo, ma una parola come aiutante, collaboratore, lavoratore. È un figlio che decide di andare a lavorare nell'impresa di suo padre. Ma è un figlio, sei un figlio, non sei un servo, sei un erede. Il servo, nel senso dello schiavo, non eredita niente. Non solo, ma Gesù dice chiaramente, il servo non vive nella casa del padre per sempre, il figlio ci vive per sempre. Non lasciatevi sviare da questi religionisti che dicono: no, siamo servi perché siamo anche figli, ma siamo servi. No, o sei uno o sei l'altro. Io non sono un servo, io sono un figlio.
E poi quello che faccio lo faccio perché voglio servire mio padre, ma nel senso di collaborare, nel senso io non sto aiutando mio padre, non sto facendo niente, io sto soltanto dilettandomi, godendomi di quello che lui mi ha chiesto se vorrei farlo. E io mi diletto nel predicare, mi diletto nel spargere la buona novella, nello spargere la buona novella, mi diletto di parlare a voi del suo amore, della sua grazia. Ma non lo sto servendo. Ma chi di voi fa dei figli? Fate dei figli perché avete bisogno di qualcuno che lavi i piatti? O avete bisogno di qualcuno che vi lavi la macchina? Ma perché fate i figli? Fate i figli perché avete bisogno di qualcuno che aggiusti la sedia che si è rotta? No, fate i figli perché amate, il risultato dell'amore è un figlio. E tu adesso l'amore si concentra su quel figlio. E non fatevi sviare da queste scemate. Un figlio, se serve, nel senso che se vuole aiutare in casa, aiuta. Mio figlio, ad esempio, è una cosa incredibile, mio figlio aiuta, lava i piatti, viene quando è in Sudafrica, che viene a trovare i suoi genitori, aiuta, lava, eccetera, eccetera. Ma io non ho mai fatto, mai, non ho mai lavato un piatto in vita mia per mia madre o per mio padre, figura mio padre. Se lo vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare non lo fai, ma rimani figlio, perché sei figlio, non sei servo. Sei un figlio che serve, non sei un servo che figlia. La tua identità è figlio. E questa è la grazia, questa è il cuore della grazia, questo è il comprendimento, la comprensione, non so come si dice. Il capire la grazia è capire che il DNA divino, che dentro di te c'è un nuovo sangue, c'è un nuovo DNA, c'è una nuova discendenza, c'è un nuovo padre, un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Questa è la grazia. Amen. Grazie a tutti, un abbraccione, ci sentiamo lunedì.